tutorial per me in cui ho deciso di mostrarmi. Lo faccio perché ho notato, girando parecchio anche su internet e su YouTube soprattutto, che la maggior parte delle YouTubers che seguo, perché secondo me bravissime, hanno deciso di farsi conoscere anche in questo modo, e quindi mi sono detta, perché no, proviamoci. Come potete vedere sono veramente semplicissima, non dico acqua e sapone, ma quasi. Questo perché preferisco farvi vedere quello che so fare, che secondo me mi riesce bene, piuttosto che mostrarmi con acconciature spaziali o, non so, trucchi particolari, per chi lo sa in seguito. Intanto però ho deciso di farmi conoscere. Vi spiego comunque la nail art che faremo. Ho pensato di proporvi un alberello di Natale stilizzato sull'anulare, proprio perché rimaniamo in tema natalizio. E quindi lo farò nei temi del blu metallizzato, del bianco e dell'argento. I passaggi, come vedrete, sono veramente semplici. Io spero che vi piaccia e che possiate provare a rifarla. Intanto vi saluto e vi lascio al tutorial. Ciao ciao! Allora, iniziamo stendendo come al solito una bella mano di base, ed io ne ho scelta una oltre levigante della pupa. Poi, solo sull'anulare, stendiamo il bianco, il color play della Debbie numero 441. Su tutte le altre unghie invece monocolore stendiamo il colore 300 della Kiko, che è questo bellissimo blu metallizzato. Seconda passata di smalto su tutte le unghie e partiamo con la decorazione vera e propria. Smaltino My Knee con glitter argento, che come vedete è bellissimo, almeno secondo me, proprio perché ha il suo pennellino e mi evito ogni volta di utilizzare pennelli che poi devo pulire, anche perché il glitter è abbastanza fastidioso anche da rimuovere. Comunque disegno questo alberello, che poi non è altro che un triangolo, sul quale poi con lo smalto bianco e il pennellino liner, questa volta, vado a tracciare una sorta di intreccio su tutto l'alberello, come vedete nelle immagini. Sulla cima del nostro alberello vado a posizionare una piccola borchietta a forma di stella e proseguo la decorazione su tutte le altre unghie con dei piccoli puntini che dall'angolo interno vanno ad aprirsi verso l'esterno. Su tutte le unghie, mi raccomando, una bella gocciolona abbondante soprattutto sull'anulare per fissare la nostra stellina. Io questa volta sto utilizzando quello di Sephora, col quale mi sto trovando, devo dire, molto bene. Con le goccine asciugasmalto vado ad aiutarmi per una rapida asciugatura, secondo me indispensabile e necessaria. Questa è la mia seconda proposta natalizia, io spero vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ciao!